Campolo e la dottoressa Santoni per l'invito di oggi e nonché la dottoressa Russo per il supporto informatico di questi mesi. E mi ha fatto pensare molte volte di essere molto più brava a livello informatico di quello che realmente sono, quindi è stata anche un'esperienza lusinghiera per certi aspetti. Io ho avuto il piacere di occuparmi della sezione del portale Mnamon. Per quanto riguarda il Venetico. L'intento del mio intervento di oggi è quello di illustrare la struttura della sezione che ho curato e di soffermarmi su alcuni aspetti della scrittura, connessi alla scrittura, in quanto per l'ambito venetico si conserva una quantità di informazioni che rendono questo comparto dell'Italia antica un unicum documentale. Allora, prima di tutto vorrei un po' illustrare la sezione. Vi è una prima pagina dedicata alla lingua, vediamo un attimo di arrivarci. Eccoci qui, non me ne vogliate se parto dalla lingua, so che si privilegia, ovviamente il portale privilegia l'aspetto della scrittura, però per deformazione professionale devo partire dalla lingua. C'è una prima sezione appunto dedicata alla lingua in generale ed è corredata da una bibliografia angolata nello specifico dal punto di vista linguistico. Passando alla scrittura, vi è una prima pagina da cui poi con dei collegamenti ipertestuali, se non sbaglio, vi partono i collegamenti ad altre pagine in cui sono trattate delle singole tematiche. In particolare vediamo qui un contenuto per quanto riguarda gli stili e le tavolette scrittorie su cui ritornerò dopo. Una pagina è dedicata invece alla puntuazione sillabica, impiego e regole d'uso, quindi le regole d'uso della messa in atto, e anche su questo tornerò più tardi. Due pagine sono poi dedicate alle due fasi alfabetiche inferibili dallo studio e dall'analisi della documentazione in grafia e lingua venetica. E poi vi è una sezione dedicata a questi che sono degli approfondimenti. In particolare vi è una pagina di approfondimento per quanto riguarda l'elenco dei simboli atto a descrivere quelle che sono le serie alfabetiche. Qui voglio fare un appunto, anche se probabilmente risulta superfluo, che è quello della difficoltà di proporre una serie alfabetica standard, in quanto l'operazione è un'operazione di tipo artificiale e non può dar conto di quelle che sono poi le differenze che effettivamente si riscontrano quando ci si trova davanti ai documenti. Quindi per me è stato abbastanza complesso fornire, diciamo, queste serie alfabetiche standard che comunque devono essere prese un po' con cautela. Quindi questo era un appunto che volevo fare, ma che sicuramente è superfluo. Abbiamo un'altra sezione di approfondimento che è quella dedicata agli esempi di scrittura. E qui sono stati selezionati degli esempi sia per quanto riguarda la testualità, sia per quanto riguarda la materialità dei supporti che potessero essere funzionali a rappresentare quelle che sono le iscrizioni, diciamo, che costituiscono il corpus delle iscrizioni venetiche. Parlo di materialità in quanto è stato privilegiato il fatto di avere proprio dei testi e dei documenti rappresentativi. Qui abbiamo per esempio una stele da Padova e questa tipologia di supporto è caratteristica di tutta l'area patavina, mentre per Este abbiamo
quest'altro tipo di supporto che è un chip di forma tronco piramidale, e quindi ho privilegiato questa selezione, questa scelta, proprio per dare, per fornire dei testi, per offrire dei testi che potessero essere significative. Infine abbiamo la sezione dedicata alla bibliografia, in questo caso più specificamente legata e connessa alla scrittura, e poi ovviamente abbiamo la mappa dei luoghi, forse non carica, eccola qui questa, la mappa dei luoghi che si trova anche nelle altre sezioni. E dopo aver illustrato di questa geografia di massima della struttura della sezione che ho curato, vorrei passare più propriamente alla trattazione della tematica indicata dal titolo che ho proposto per questo intervento, ovvero insegnamento ed apprendimento della scrittura nel Veneto antico, i dati desumibili dalla documentazione. Un titolo un po' lungo, mi rendo conto, però volevo che fosse insomma completo. Prima di procedere, tuttavia, devo porre alcune premesse sulla natura del corpus venetico. Per quanto riguarda l'attestazione delle iscrizioni, ci riferiamo a quello che Livio, nel quinto libro della Burba Condita, chiama Venetorum Angulus. In quest'altra slide che vi ho offerto vi sono i principali siti che hanno restituito iscrizioni in lingua venetica. Non mancano attestazioni di iscrizioni venetiche anche al di fuori di quello che è il confine italiano. In particolare mi riferisco alla Valle della Gail in Austria e a dei siti che si trovano nella Slovenia occidentale. I principali siti per quantità e qualità della documentazione sono quelli di Este e di Padova, anche se ultimamente si stanno configurando come siti importanti anche siti del comparto orientale come Altino, Oderzo, Treviso. In linea generale nell'ultimo trentennio si è registrato un notevole incremento sia a livello quantitativo sia a livello qualitativo del corpus venetico, e anche e soprattutto grazie agli scavi condotti dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, che devo anche ringraziare per aver fornito le immagini che sono state inserite negli esempi di scrittura che vi ho prima mostrato. Per un altro punto su cui bisogna riflettere per quanto riguarda la realtà delle iscrizioni venetiche è quello delle arealità cosiddette mute. In alcuni casi i dati archeologici e contestualmente i dati toponomastici indiziano e fanno pensare alla veneticità dei siti. Un caso emblematico è quello del sito di Asolo, per cui i dati archeologici e i dati toponomastici, infatti nella forma del toponimo latino Aquilum, è ipotizzabile una forma preromana del tipo Aquilum. Quindi qui i dati archeologici e toponomastici indiziavano questa veneticità del sito, che è stata effettivamente confermata nel 2000 dal rinvenimento di iscrizioni venetiche in un deposito votivo presso il Teatro Romano. Si tratta di una veneticità che ha delle peculiarità in quanto ci si trova in un'area di confine con l'area retica, però quello che qui importa è il fatto che effettivamente si tratti di un sito venetico, diciamo. Un'altra puntualizzazione che deve essere posta, a mio avviso, è sul numero
delle iscrizioni che compongono il corpus venetico. Adesso, ad oggi, il numero è di circa 600 documenti. Questo numero è comprensivo di tutte quelle iscrizioni frammentarie, quindi di quei frustoli che, se ci possono dare dei dati per quanto riguarda l'analisi paleografica, quindi lo studio delle serie, delle trafile alfabetiche, tuttavia non si offrono ad un'analisi di tipo linguistica, che è quella che più ovviamente dà risultati. Quindi si arriva circa ad un numero di 450 iscrizioni effettivamente fruibili per l'analisi linguistica. Per quanto riguarda la funzionalità delle iscrizioni venetiche, abbiamo principalmente iscrizioni funerarie e votive, anche se non mancano testi a carattere pubblico. Ovviamente il numero di queste iscrizioni pubbliche è minore rispetto alle due precedenti classi, ovvero quelle votive e funerarie. Abbiamo poi delle iscrizioni come su bolli o iscrizioni di possesso che non rientrano nelle classi precedenti e che possono essere, diciamo, contenute in un altro contenitore, quindi ho messo altro qui. Un altro aspetto, qui ho dato, quindi vi ho offerto una visuale di quelle che sono, di quella che è la tipologia delle iscrizioni venetiche. Ho inserito anche, per quanto riguarda le iscrizioni funerarie e le iscrizioni votive, un prospetto degli elementi che si possono trovare all'interno delle due testualità principali. Un dato che si deve sottolineare per quanto riguarda le iscrizioni venetiche è quello della formularità. Vi è ricorsività, si è riscontrata questa ricorsività di schemi formulari. Questo ovviamente nel processo ermeneutico è un appiglio e un aiuto importante, in quanto è molto più semplice approcciarsi ad un testo di cui si conosce la formularità piuttosto che a un testo di cui non un testo che non si può ricondurre ad una formularità in precedenza conosciuta. E si è notato inoltre che le iscrizioni arcaiche presentano un minor grado di formularità. Questo c'è stata una spiegazione, si è proposta una spiegazione a questa e si è proposto di ricercare questa spiegazione nel fatto che per quanto riguarda i testi arcaici non vi fosse cristallizzazione che poi avviene per i testi più recenti, diciamo. Qui passo proprio alla trattazione, finite queste premesse, passo alla trattazione appunto degli aspetti connessi proprio alla scrittura venetica. Dall'analisi delle iscrizioni funzionali è stato possibile identificare almeno due momenti di arrivo dell'alfabeto dall'Etruria nel Veneto. In particolare si è identificata una prima fase alfabetica ascrivibile al periodo compreso tra il VI secolo a.C. e la fine del VI secolo a.C. A questa, alla fine del VI secolo a.C., mediante una riforma grafica, si passa ad una seconda fase alfabetica e che dalla fine del VI secolo arriva al primo secolo a.C. circa, quindi arriva fino al momento in cui si registra il graduale passaggio dalla grafia e dalla lingua venetica alla grafia e alla lingua latina. Per quanto riguarda la prima fase alfabetica, vi è l'alfabeto impiegato, è un alfabeto etrusco di provenienza settentrionale, diciamo, e l'area che è stata proposta
è quella di Chiusi. Per quanto invece riguarda la seconda fase alfabetica, abbiamo sempre un alfabeto ovviamente etrusco, dall'area meridionale, quindi dall'area ceretana e veiense, poi mi si correggerà se eventualmente o si aggiungeranno indicazioni più specifiche. La prima fase alfabetica è rappresentata da solo quattro da pochissime iscrizioni, qui ve ne ho proposte quattro. Allora, qui adesso magari andiamo un po' veloce perché la trattazione dei singoli supporti e delle singole iscrizioni ci porterebbe via forse troppo tempo. Qui abbiamo un'iscrizione votiva su un Cantharos bronzo rivenuto presso lo Scolo di Lozzo, quindi ad Este. Mentre è da dire che questo oggetto archeologicamente è stato datato al VI secolo avanti Cristo, quindi qui abbiamo una cronologia assoluta che ci è data proprio dal materiale, dal supporto scrittorio. In basso invece abbiamo un'iscrizione per cui è stata avanzata l'ipotesi che si tratti di un cenotafio, perché ha una forma particolare ed è stata rinvenuta a Cartura, che si trova diciamo sul confine della realtà patavina e della realtà atestina. Qui vabbè, ho fornito degli apografi e ho evidenziato con questi pallini azzurri la resa, la graficizzazione delle occlusive, delle consonanti occlusive dentali, su cui adesso mi soffermerò. Qui ho dato la trascrizione dei due testi. La prima trascrizione è di tipo diplomatico, mentre quella in basso è una trascrizione di tipo interpretativo. Altre due iscrizioni che attestano questa prima fase alfabetica sono un'iscrizione funeraria da Este, che è questa che vedete in alto, e questa iscrizione già pone qualche interrogativo, in quanto questa forma materiale, quindi un'iscrizione funeraria su stele, è caratteristica solitamente dell'area patavina e non atestina, quindi questo era un dato interessante da sottolineare. Mentre in basso troviamo un'iscrizione votiva di recente rinvenimento dal santuario Fornace ad Altino, e anch'essa testimonia questa prima fase alfabetica. Ma andiamo a vedere, ecco qui ho dato degli apografi e la trascrizione delle iscrizioni, su cui non mi soffermo, ma se vi sono poi delle domande possiamo tornarci, insomma. Per quanto riguarda la peculiarità di questa prima fase alfabetica, in primo luogo è da dire che vi è il carattere panveneto dell'alfabeto impiegato. Come abbiamo visto, sia testi da Este che dall'area comunque sul confine tra Este e Padova, sia testi da Altino, presentano la stessa varietà alfabetica. Quindi non abbiamo distinzioni di varietà alfabetiche per quanto riguarda i vari siti in questa fase. Un'altra peculiarità è quella dell'assenza della puntuazione sillabica, che come vedremo invece sarà caratteristica principale della seconda fase alfabetica. Qui apro una parentesi e la chiudo velocemente, in quanto mi trovo di fronte ad un pubblico che si occupa di scritture antiche, quindi non vi è la necessità di andare oltre. Per quanto riguarda la scrittura venetica, noi abbiamo sempre scrittio continua, quindi non c'è soluzione di continuità nella trafila iscritta. Il verso può essere
indifferentemente sinistrorso o destrorso, e l'andamento può essere vario, nel senso che possiamo trovare un andamento a spirale, spiraleforme, bustrofedico, pseudobustrofedico. Insomma, ci dobbiamo un po' adattare e soprattutto distanziare dalla percezione che abbiamo noi di lettura sempre e costantemente da sinistra verso destra, dall'alto verso il basso, quindi un po' bisogna essere flessibili. E un'altra peculiarità, e qui chiudo la parentesi e ritorno alle peculiarità di questa prima fase alfabetica, è il sistema utilizzato per la graficizzazione delle consonanti occlusive dentali. Questo è un punto dolente per quanto riguarda l'epigrafia venetica, perché la graficizzazione di queste consonanti crea non pochi problemi. E poi vedremo come divengono per la seconda fase alfabetica anche elemento di distinzione nelle varie arealità. Quindi qui abbiamo, per questa fase, prima fase, abbiamo un segno a croce, quindi un teta senza cerchio per la dentale, quindi questo qui per la dentale sonora, e un segno a T per l'altra dentale. A questa prima fase, alla fine del VI secolo, mediante una riforma grafica, viene introdotta questa seconda fase alfabetica. Qui ho selezionato due iscrizioni, in particolare una stele patavina una stele patavina, quindi si tratta di un'iscrizione funeraria, e una iscrizione sotto su stilo bronzeo, quindi questo è un ex voto rinvenuto ad Este, invece, nella stipa di Raeti ad Este. E il motivo per cui ho selezionato queste due iscrizioni è che presentano entrambe le due dentali, quindi questo era il motivo per cui ho selezionato questi testi. Ma partiamo un attimo da questi cerchietti rossi. E come vedete la scriptio continua, diciamo, non è interrotta, però è intervallata da questi punti, e questi punti costituiscono quella che viene definita puntuazione sillabica, su cui adesso ritorno. Cerchietti azzurri invece che ho inserito sono per l'appunto relativi alla graficizzazione delle dentali, che come vediamo è differente nei due principali siti paleoveneti. Quindi vediamo che per Padova abbiamo un segno a croce per la dentale sonora, mentre un segno a losanga. Questo può anche essere reso col cerchietto e il punto in mezzo, a seconda poi dipende un po' anche dal supporto materiale su cui si scriveva, insomma, per l'altra dentale. Quindi questo è un caso fortunato, perché abbiamo, al di là della materialità del supporto che ci indizia una provenienza di tipo patavino, abbiamo anche il sistema di entrambe, il sistema in quanto abbiamo entrambe le graficizzazioni delle dentali, e quindi è fortunato. Nell'iscrizione votiva sottostante invece, proveniente da qui abbiamo un pledei vaignoi carams, caramnioi e cupetari sego, mentre in quella sotto abbiamo un mego donasto, e quindi qui vediamo la prima dentale, questo segno che è il segno etrusco per Z, diciamo, viene utilizzato per graficizzare in questa seconda fase la dentale sonora, mentre qui abbiamo un mego donasto, sainatei, ecco qui la seconda dentale, quindi qui abbiamo la dentale sorda. Qui ho inserito le trascrizioni delle iscrizioni,
Quindi vediamo le peculiarità di questa seconda fase, riassumendo i punti principali. Quindi troviamo una presenza di puntuazione sillabica in primo luogo e la presenza di varietà areali. Ho messo quella testina e patavina, che queste sono le serie standard che ho proposto poi nel portale NAMON, nell'elenco dei simboli. Come vedete, appunto, ho evidenziato quella che è la distinzione nella graficizzazione delle dentali. Il passaggio tra questa prima fase e questa seconda fase sembra essere avvenuto in modo graduale, probabilmente per la prossimità stessa delle matrici di base, delle matrici alfabetiche di base. Infatti abbiamo delle testimonianze scritte da dei contesti archeologici collocabili tra la fine del VI e gli inizi del V secolo, che hanno restituito delle iscrizioni, e mi riferisco a due iscrizioni, per la precisione un'iscrizione proveniente dal santuario di Meggiaro ad Este ed un'iscrizione proveniente dal santuario di Fornace ad Altino, che hanno delle peculiarità proprie della prima fase alfabetica, in particolare la graficizzazione delle dentali che abbiamo visto prima, e contestualmente presentano la puntuazione sillabica. Quindi queste iscrizioni sono iscrizioni cosiddette di transizione. Ed è interessante vedere come ci sia questa gradualità che di fatto è in attesa, in quanto una riforma grafica dovrebbe prevedere invece uno stacco tra le due fasi. Quello che, su cui vorrei riflettere ora è la natura e il funzionamento della puntuazione sillabica. Per quanto riguarda la puntuazione, e poi magari mi si correggerà o si interverrà, si trova questa puntuazione alcune iscrizioni, in iscrizioni etrusche provenienti dall'area meridionale. La puntuazione in area etrusca viene poi abbandonata, mentre o comunque non è continuata, mentre nel Veneto passa con la riforma che porta alla seconda fase alfabetica, e qui vi rimane nella scrittura funzionale. Quindi nelle iscrizioni funzionali noi la troviamo come residuo di tecniche di insegnamento, apprendimento della scrittura. Io dirò sempre insegnamento ed apprendimento della scrittura, perché ovviamente all'apprendimento di necessità viene prima una fase di insegnamento. Quindi la prospettiva deve essere sempre, a mio avviso, questa. La puntuazione sillabica è una manifestazione di una tecnica di insegnamento. Dall'analisi delle iscrizioni funzionali, cioè dalle iscrizioni vere e proprie, si è potuto inferire che la ratio generale, o comunque il principio generale che sta dietro alla puntuazione, è quello di puntare, di puntuare mediante punti, di inquadrare mediante punti che solitamente precedono e seguono il grafo interessato, tutte quelle lettere che sono considerate isolate. E in particolare si devono segnare con punti le consonanti non seguite da vocale, e qui vediamo il primo esempio, quindi la N e la S in questo caso, in questa forma, cantes, le vocali iniziali di sillabe, e qui ho lasciato la trascrizione diplomatica, questo è un ego, no? Quindi la E di ego, che è iniziale di sillaba, e le vocali dopo vocale. Le due I di Graikoi. Quindi queste, tutto quello che esce da una sillaba di base che consta in una consonante più una vocale, deve prevedere la puntuazione.
Questo è quello che si desume dall'analisi delle iscrizioni funzionali, ma l'ambito venetico ci offre qualcosa di più, in quanto si sono conservate delle tavolette, e qui vi ho offerto un esempio di una tavoletta e di alcuni stili scrittori rinvenuti dalla stipa di Reitia ad Este, che è una stipa votiva e santuariale. Si sono conservate queste tavolette che sono degli ex voto, quindi sono state fatte con un materiale durevole, in quanto ex voto e quindi durevole, e che riproducono quelli che dovevano essere dei prontuari utilizzati per l'insegnamento e l'apprendimento della scrittura. Dall'analisi di queste tavolette ne abbiamo circa 5-6 quasi integre per quanto riguarda la stipe di Reiti ad Este, e ne conserviamo un altro esemplare rinvenuto a Vicenza, che è in forma frammentaria e anche lì vi sono alcune particolarità. Ad ogni modo, per quanto riguarda la struttura di queste tavolette, si sono identificate delle sezioni fisse che ricorrono in tutte. Vi è una prima linea delle 15 consonanti, quindi una serie alfabetica devocalizzata. Vi è poi una sequenza delle 5 vocali ripetute per 16 volte, e vi è una sezione in cui si trovano dei nessi consonantici costituiti da consonante più una consonante liquida o nasale, quindi RL o N. In questa sezione dei nessi consonantici troviamo inoltre il digrafo KV, che in venetico è utilizzato per graficizzare l'labio velare, e il digrafo VH, che nella scrittura venetica viene utilizzato per graficizzare la F. Ma vi porto questo esempio, così vediamo visivamente le sezioni su una tavoletta. Questa è quella che si è conservata, diciamo, in modo migliore. Questa è la tavoletta Este 23, e adotto qui la nomenclatura utilizzata nella lingua venetica a cura di Giovan Battista Pellegrini e Aldo Luigi Prosdocimi del 67, che è poi diciamo il testo di riferimento per quanto riguarda le iscrizioni venetiche, e vediamo qui le singole sezioni. Allora, troviamo la lista, la serie alfabetica devocalizzata, e adesso ho evidenziato anche questo. Le consonanti utilizzate, insomma, graficizzate, i segni utilizzati per graficizzare i suoni consonantici in venetico sono 15. Qui vediamo una casella che è riempita con un segno per la vocale E, e che costituisce il primo indizio del fatto che siamo di fronte ad una matrice etrusca di questi prontuari. Infatti, l'etrusco prevedeva un altro segno, che è il cosiddetto segno A8, per graficizzare la F, insomma, che in venetico invece viene graficizzata mediante il digrafo VH, che invece troveremo qui sopra tra i nessi consonantici. Qui vediamo la lista delle vocali, e qui vediamo questa sequenza che è stata anche erroneamente letta come acheo, e quindi analizzata come forma di lingua, per poi, insomma, poi si è capito che invece si trattava della sequenza delle 5 vocali. Laddove il segno per graficizzare la I si trova concomitante con l'asta della griglia,
nella seconda casella, perché come vedete l'A si appoggia, l'asta dell'A si appoggia alla griglia e quindi la I deve essere qui, insomma, con questa U che si trova parallela a quello che è un ipotetico piano di scrittura. Il fatto che vi siano quattro caselle contro, diciamo, i cinque segni utilizzati per rendere i suoni alfabetici in venetico, costituisce il secondo elemento che ci conferma la matrice etrusca di queste tavolette. Abbiamo poi una sezione, come ho detto prima, dei nesi consonantici che in questa tavoletta troviamo qua sopra, dove abbiamo anche i due digrafi di cui ho detto prima, e abbiamo poi la sezione dedicata all'iscrizione votiva che verosimilmente doveva mancare in quelli che sono, in quelli che dovevano, in quelli che erano i prontuari utilizzati, insomma, quelli che probabilmente erano fatti su materiale deperibile e che non ci sono stati conservati. Questa doveva verosimilmente mancare questa sezione. E infine, su questa tavoletta alfabetica troviamo anche una lista alfabetica completa, diciamo, quindi anche con le vocali. Se torno un attimo indietro, si vede come tutti i singoli segni sono inquadrati da punti, perché qui si vuole che i segni siano considerati singolarmente e quindi si utilizza la puntuazione anche in questo caso. Ma cosa si può recuperare dall'analisi di queste tavolette? Un dato importantissimo, in quanto se osserviamo le singole sezioni è inferibile che la ratio che sta dietro a queste tavolette sia proprio quella della formazione di sillabe di base, quindi di sillabe costituite da consonanti più vocali. Infatti, partendo dal basso e prendendo come apice le singole consonanti, mediante diciamo, la giusta posizione dei segni vocalici si possono creare tutte le sillabe aperte del tipo va, vi, vu, ve, vo e così via, che non necessitano di puntuazione sillabica. Mentre partendo dall'alto si possono legare, quindi utilizzare come punta i singoli nesi consonantici e legandoli alle vocali si possono formare, creare tutti quei nesi tautosillabici, quindi considerati foneticamente un'unica sillaba, che anche a loro volta non necessitano di puntuazione. Infatti qui troviamo un altro dato, è il fatto che qui troviamo i due digrafi di cui ho detto prima, per la resa della F e quindi VH per la resa della F e KV per la resa della labiovelare. In altri termini, queste tavolette servono per creare sillabe aperte e testimoniano la modalità di insegnamento e di apprendimento della scrittura. La ratio che quindi sta dietro a queste tavolette è la stessa che informa la puntuazione sillabica. La scelta, bisogna dire che la scelta di insegnare l'alfabeto a partire dalla base sillabica deve essere ricercata in una ragione di natura fonetica, in quanto una sillaba del tipo consonante più vocale, quindi quella che noi chiameremo una sillaba aperta, è un'unità fonologica più naturale rispetto ai singoli fonemi, e in particolar modo per quanto riguarda i suoni occlusivi. Questo
Questi prontuari quindi permettono di capire quali fossero le regole d'uso che si mettevano in atto per l'insegnamento prima e l'apprendimento poi della scrittura. E costituiscono, in quanto la formazione di sillabe costituisce un passo successivo a quello che è l'insegnamento e l'apprendimento della serie alfabetica. Quindi qui abbiamo testimonianza non solo della serie alfabetica, ma anche dello step, diciamo, successivo della formazione di sillabe. Proprio per questo motivo, cioè per il fatto che noi non solo abbiamo la serie alfabetica, ma anche possiamo giungere a capire quale dovesse essere la metodologia utilizzata per l'insegnamento di questa scrittura, rende il comparto del Venetico, il caso del Venetico, un unicum documentale. Perché non vi sono altri casi di conservazione di documenti di questo tipo. A conclusione del mio intervento vorrei richiamare la vostra attenzione su un'altra tavoletta. Sappiamo che il comparto Venetico costituisce un campo ottimale, diciamo, per lo studio di quelli che sono i processi di romanizzazione in atto, in quanto la documentazione epigrafica ci restituisce dei dati che dimostrano questo graduale passaggio che c'è stato dalla grafia e dalla lingua venetica alla grafia e alla lingua latina. I processi di romanizzazione sono processi che coinvolgono tutti gli aspetti della vita e molto probabilmente e sicuramente direi hanno investito anche l'aspetto più propriamente scrittorio e più propriamente legato all'insegnamento e all'apprendimento della scrittura. Questa tavoletta, che è S27, richiamando alla lingua venetica, insomma, è una tavoletta sempre rinvenuta nel santuario di Reitia ad Este e che è verosimilmente databile al secondo secolo avanti. Qui ho messo l'apografo per rendere più semplice la visualizzazione delle singole sezioni. Allora, anche in questo caso abbiamo una serie alfabetica devocalizzata, o almeno quello che si conserva di questa serie in basso. Poi abbiamo la serie alfabetica, quindi dei cinque segni utilizzati per graficizzare i suoni vocalici. Abbiamo poi la sezione relativa a quei nessi che vengono considerati tautosillabici e successivamente abbiamo ben due sezioni dedicate all'iscrizione votiva. Qui abbiamo in basso un'iscrizione in grafia e lingua venetica e in alto qui abbiamo un'iscrizione in grafia e lingua latina. Proposto la trascrizione interpretativa, in questo caso, dei due testi. Qui abbiamo verosimilmente lo stesso dedicante che dedica questa tavoletta utilizzando due grafie e due lingue. Quindi qui ci si trova di fronte a un caso di bigrafismo e di bilinguismo. Quindi abbiamo un Vdan, Voltiomnos, Donasto, Kelax, Sainate, Ireitiai, Op, Voltio, Leno, e un Voltiomnos, Donum, Dedit, Libens, Merito. Ovviamente non vi è una corrispondenza all'unisono tra i due testi, ma funzionalmente sono, diciamo, funzionalmente uguali, corrispondenti più che uguali. Qui è interessante anche la forma venetica,
in quanto questo lessema non è altro che la lessicalizzazione, e torniamo un attimo indietro perché questo è simpatico, non è altro che la lessicalizzazione dei primi due segni consonantici che vediamo qui sotto, quindi V e D. Quindi questo, questa è la, la forma di lessico per dire abecedario, l'abecedario nostro, insomma. Quindi si parte dai due segni consonantici e si lessicalizza. Quindi Voltiamnos Kellax ha donato l'abecedario a Sainate Ireitiai, che questo è il teonimo al caso dativo, e Op Voltio Leno è una formula circostanziale che verosimilmente va insomma assieme a questo Libens Merito che poi troviamo dietro, che troviamo sotto nell'iscrizione latina. Ma quello che, al di là della straordinarietà del bilinguismo e del bigrafismo in atto che qui, che qui è documentato, un altro punto di interesse è costituito da questa sequenza che si trova nella parte superiore della tavoletta. Questa sequenza di grafi in alfabeto latino apparentemente è una sequenza disorganizzata, ma se andiamo ad analizzare con occhio più attento, si può vedere come, per quello che ci rimane, insomma per la sezione che ci rimane, che è questa che ho lasciato in rosso, che si tratta di accorpamenti di due grafi presi dall'inizio e dalla fine della serie alfabetica. E qui sotto si è proposta un'integrazione di quello che doveva essere il testo che è caduto in lacuna per la frammentarietà del supporto. Quindi la prima lettera viene presa, la prima lettera e l'ultima lettera, quindi sarebbe un po' per noi come prendere la A e la Z, quindi la prima va con l'ultima, la seconda andrà con la penultima, la terza con la terzultima e così via. Ma di cosa si tratta? Qui ci vengono in aiuto due fonti letterarie. In particolare, e leggo per velocità insomma in la traduzione che ho proposto, un passo di Gerolamo in cui viene affermato, e leggo la fonte così andiamo direttamente al punto, siamo soliti invertire l'ordine della lettura e combinare le ultime lettere, perché sta parlando appunto di insegnamento della scrittura, con le prime, così da pronunciare alfa, omega, beta, psi, quindi utilizzando lo stesso meccanismo che abbiamo visto lì in atto. Un'altra fonte che può essere di supporto al nostro discorso, insomma, è questa da Quintiliano, e leggo la fonte, sta parlando dei maestri, le presentano in ordine contrario, e si sta parlando di lettere, a quello consueto e volutamente le confondono, finché i ragazzi loro affidati sappiano distinguerle dalla forma e non dall'ordine, quindi si sappia distinguere il grafo dalla forma e non dalla loro posizione nella serie alfabetica. Quindi noi siamo in presenza qui di un esercizio scrittorio utilizzato per insegnare ed apprendere la grafia e di conseguenza la messa in opera della scrittura latina. Quindi la straordinarietà, e qui mi fermo, qui concludo, vi lascio con questo documento che ha dell'eccezionale,
vi è la testimonianza non solo di due scritture, di due grafie, di due scritture e di due lingue, ma si ha la testimonianza di dei metodi e delle tecniche di insegnamento e di apprendimento di due culture, da una parte quella venetica e dall'altra quella latina, che si sono fuse nell'utilizzo di uno stesso supporto, che è quello della tavoletta scrittoria. E qui concludo e vi ringrazio.